Il fatto è questo, finora abbiamo riso e scherzato, ma è tempo di cominciare a mettere mano al software di editing, Premiere. Quindi direi, non perdiamo tempo e attacchiamo le basi. Bang! Ciao, sono Sijon. Spostiamoci subito su Premiere. Ok, oggi andremo a vedere come impostare il nostro progetto, a cosa servono le varie schermate, insomma, cominciamo a prenderci la mano con il software. Quindi apriamo un nuovo progetto. Qui possiamo ovviamente dargli un nome e scegliere la location dove andarlo a salvare. Ora, se come renderer puoi scegliere CUDA, fallo. In questo modo puoi sfruttare la potenza di calcolo della tua scheda grafica per velocizzare il tuo lavoro. Qua ci va bene tutto, diamo l'ok e voilà! Immagino che il vostro Premiere si presenti in modo diverso, quindi facciamo una cosa. Andiamo a chiudere tutto, così vi riapro ogni singola finestra, guardiamo che cosa servono e soprattutto come metterle in un modo che abbia senso per lavorare comodamente. Intanto ci sono due cose da andare a controllare che le troviamo nella finestra Edit o modifica, preferenze generali. Sì, ho impostato Premiere in inglese perché mi ci trovo meglio, semplicemente. Il mio primo consiglio è di andare a cambiare in generale la durata di default delle transizioni video delle immagini. Vedrete più avanti che ha un senso ed è più comodo. Quindi scelgo per ognuna di queste un valore pari a un secondo o meno anche. Sotto audio assicurati che l'audio venga riprodotto anche mentre scrolli nella timeline, questo qua. Ok, per adesso direi che ci va bene così e andiamo sotto finestre e qui possiamo aprire tutte le finestre che volete. Se c'è qualcosa che non trovate in giro su Premiere è nascosto qua dentro. Prima cosa che ci serve è la finestra progetto. Voilà! Questa è la schermata in cui è possibile importare e accedere tutto il tuo materiale. Proviamo subito a importare qualcosa, potresti fare questo, file e importa. Oppure fare il professionista e premere semplicemente Ctrl e I. A sto giro selezioniamo tutte le riprese che vogliamo importare e voilà! Ok, ci arriviamo. Ed ecco tutto il nostro materiale importato. Nella finestra progetto puoi cercare tra tutti i tuoi filmati, per esempio attraverso la funzione qua di ricerca. Puoi scegliere di ordinarli in base ai loro metadati, per esempio. Se ci fosse qualcosa che ti manca all'appello, puoi premere il tasto destro e scegliere da questa schermata tra tutti i metadati del mondo possibili. Io quelli che uso di solito sono il nome o l'ordine cronologico di creazione, la data, insomma, di quando sono stati filmati. Qui in basso a sinistra puoi scegliere come vengono visualizzati i tuoi filmati, o anche la loro dimensione. Mentre qui in basso a destra puoi scegliere di creare cartelle per organizzarti anche meglio. Selezioni questo, Alt Shift, selezioni tutti, bada bim. Abbiamo la nostra cartella filmati con dentro tutti i nostri filmati. Ora abbiamo bisogno dei nostri monitor. Apriamo le schermate monitor sorgente e monitor programma. Ok, abbiamo appena aperto la schermata monitor sorgente, questa qui. La schermata monitor sorgente ci permette di vedere tutti i file che abbiamo caricato nella schermata monitor progetto. Infatti se clicchiamo due volte su questo ci si apre qui. Se poi da qui andiamo a premere la barra spaziatrice vedrete che possiamo riprodurre il filmato e guardarcelo in anteprima. Il monitor sorgente è la base del montaggio e domani lo vedremo con attenzione. Il monitor programma invece ci mostra quello che stiamo montando, quindi il contenuto della nostra timeline. Ci manca però la timeline, aggiungiamola. Andiamo sotto finestra perché tutto quello che cerchiamo è sempre qua dentro e cerchiamo la timeline. Mi si è aperta qua in un angolo, è impossibile da vedere. Ecco qui. Anzi, già che ci siamo, inseriamo già tutte le finestre di cui abbiamo bisogno. Quindi andiamo ad aggiungere anche la finestra effetti. Questa la mettiamo per esempio qua da parte a questa, qui vicino alla timeline. Poi la schermata controllo effetti, la mettiamo qua così. E il mixer delle tracce audio, quello che ci mancava prima, lo lasciamo qua insieme alla schermata degli effetti, così possiamo passare da uno all'altro. Ora dobbiamo creare una sequenza, che in parole semplici è il filmato che andremo a montare noi. L'importante è creare una sequenza con le proporzioni del filmato come vorremmo esportarlo. Per esempio io qua ho filmato per qualche ragione strana, 29 frame 97 in 4K. Io voglio esportare il mio filmato in 4K, quindi questo sarebbe un buon tipo di file per fare una sequenza. Tasto destro, fai una nuova sequenza da clip e vedete che vi si crea nella barra progetto la vostra sequenza e se ci cliccate sopra vedete che appare nella vostra timeline, qua. Voilà, abbiamo il nostro progetto con tutte le impostazioni dello schermo, di frame rate, di campionamento audio, tutto quello che volete è già impostato senza doverlo andare a scegliere ogni cosa per volta. Visto che ha creato la sequenza della nostra clip, la clip da cui l'abbiamo creata è già contenuta nella sequenza. Se facciamo play in timeline vedete che viene riprodotto nella schermata programma. Fate caso a un'altra cosa poi, la timeline è divisa in due parti, qua in mezzo. Tutto quello che sta sopra sono i filmati. Tutto quello che sta sotto è l'audio. Filmati e audio lavorano sempre insieme, a meno che non gli dici proprio te di scollegarli.
in quel caso poi si ricomportano indipendentemente. C'è la possibilità sempre di aggiungere più tracce, per esempio trascinandole direttamente al di sopra della traccia, vedete che se ne è creata una nuova perché l'ho messa sulla eventuale quarta, o volendo comunque potete anche trascinarla direttamente dal monitor sorgente, funziona uguale. Ora, la timeline funziona a strati, o meglio come livelli. Ciò che sta su un livello più alto è visibile, perché si trova sopra a quello che sta sotto. Detto in parole semplici, se noi per esempio prendiamo il filmato sopra, lo spostiamo al lato, vedete che cosa appare sotto? Questo qui. È più facile a capirlo semplicemente usando la timeline che non a spiegarlo. Qui poi abbiamo altre possibilità, per esempio possiamo scegliere di bloccare un livello così che questo non si può più farci nulla, o possiamo renderlo invisibile, semplicemente. In questo modo non si vede, infatti questo qua è il livello sotto, come vedete, però è comunque modificabile, quindi appunto fate attenzione a questo. Se magari il tuo computer non è dei più performanti, c'è la possibilità sempre di riprodurre il video ad una qualità inferiore. Come vedete qua si può scegliere tra per esempio metà della qualità, un quarto della qualità, un ottavo della qualità. In questo modo in riproduzione la qualità degrada sullo schermo per far sì che sia più facile per il computer riprodurre il filmato. Se non ne hai la necessità, tanto meglio, però appunto metti caso che il tuo progetto sta diventando molto farcito di cose, ci sta avere questa possibilità per far sì che si può lavorare senza interruzioni e scatti. Lanciamo un piccolo sguardo adesso alla schermata controllo effetti. Se clicchiamo una clip nella nostra timeline, vedete che andiamo anche a modificare la schermata controllo effetti. È su questa schermata che andremo a imparare come controllare tipo alcune animazioni e transizioni, ma si possono anche modificare dei parametri senza fare nessun tipo di animazione. Per esempio, vogliamo cambiare la dimensione in scala di questo file, possiamo zoomarci dentro andando su 200, o l'opposto, andare a zoomare all'infuori, cambiarne la sua posizione, la sua rotazione, la sua opacità. In alternativa, se vi sembra un sistema un po' tanto macchinoso, potete sempre andare a cliccare direttamente sulla schermata programma e modificare le vostre cose così a mano, che appunto per certe operazioni è decisamente più veloce. Diamo una veloce occhiata anche alla schermata effetti. Qua dentro è possibile trovare un sacco di effetti o anche andare a ritrovare i preset che abbiamo creato noi. Parleremo poi anche di questo. Proviamo ad usarne uno. Per esempio, vorrei aggiungere una sfocatura gaussiana alla mia clip qua sopra. Molto semplice, basta prendere, trascinare e buttare sopra la nostra clip. E voilà, abbiamo aggiunto l'effetto. Alternativamente si può sempre anche prendere e trascinare sulla schermata effetti, se volete scegliere un ordine degli effetti. A questo punto vedete che si è creato questa voce in più nella nostra lunga lista di effetti. E se andiamo a modificarlo, per esempio qua vedete, si sfoca su tutto il business. Ci sono veramente un sacco e mezzo di effetti che si possono provare. Ultima schermata di cui non abbiamo ancora parlato è quella delle tracce audio, il mixer. Il mixer delle tracce audio vi mostra semplicemente audio 1, il canale 1, audio 2, il canale 2. Si comporta come un mixer, se qualcuno sa di cosa parliamo, ok, se non lo sapete ne parleremo nella puntata della sonorizzazione, che forse è meglio. Qua sopra ci sono gli insert per aggiungere effetti, poi è possibile creare dei send, sia il canale di output, il pan, il comportamento sull'automazione, insomma, cioè, è un mixer, non so come altro spiegarlo. Vedremo più avanti come usarlo. Ok, ora come ora, abbiamo impostato il software, capito meno male ogni finestra che cosa serve, e siamo pronti per utilizzare il nostro programma per montare un filmato dall'inizio alla fine. A questo proposito, penso che continuare con la teoria ha poco senso. Per questa ragione, domani vi mostrerò che flusso di lavoro prendere per fare un lavoro veloce, e grazie alla pratica andremo a scoprire tutte le funzioni importanti che ci servono per montare un filmato su Premiere. Detto questo, raga, quindi ci vediamo domani per il montaggio. Isha boy, Sijan, bella lì raga, peace.